gonfalone d'argento a Giulio De Angeli, il riconoscimento del Consiglio regionale assegnato al 25enne che ha ottenuto 5 lauree, il presidente dell'Assemblea legislativa Mazzeo. Il primo gonfalone di questa legislatura è l'impegno della Toscana che vogliamo. Rifiuti radioattivi in Toscana, una mozione per dire no. Sì unanime da parte dell'Aula al documento sintesi unitaria di 4 atti presentati da Italia Viva, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia. "25 anni, 5 lauree conseguite con 110 e lode e un posto di ricercatore in neuroscienze a Cambridge che lo aspetta. Questo lo straordinario curriculum di Giulio De Angeli, veneto di Este, classe 1995 e plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa. Nella giornata di giovedì a Giulio è stato assegnato il gonfalone d'argento, il più alto riconoscimento dell'Assemblea Toscana. Si tratta del primo gonfalone che assegniamo in questa legislatura", ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ed è una scelta condivisa da tutto l'ufficio di presidenza con l'obiettivo di tracciare un indirizzo preciso della Toscana che vogliamo. Una Toscana in grado di attrarre talenti dall'Italia e dal mondo. Un riconoscimento, ha poi concluso, che per una volta non guarda al passato ma al futuro della nostra regione. "Io ho sempre sognato di dedicarmi alla ricerca. E per me il Sant'Anna rappresenta la culla dei medici ricercatori, che era esattamente quello che volevo fare nella vita. E quindi ho sempre sognato di entrare in questo ateneo prestigioso. E poi questo sogno si è avverato. E Pisa mi ha dato tantissimo e soprattutto ha impresso in me l'importanza dell'approccio multidisciplinare. Io racconto sempre, il mio tutor al mio primo anno mi diceva sempre: Giulio, per fare ricerca ad alto livello devi parlare la lingua non solo del medico ma anche del fisico, dell'ingegnere, del biologo. Io ho cercato di prenderlo alla lettera e sono lietissimo di essere alla fine di questo percorso, perché è stato veramente fondamentale, non per fare record, ma perché è così che oggi funziona la scienza. Oggi la scienza è intrinsecamente multidisciplinare e dobbiamo accettare questa sua anima multidisciplinare. Io adesso appunto mi dedicherò a tempo pieno finalmente alla ricerca, con il mio dottorato di ricerca in neuroscienze cliniche, e cercherò di applicare questo background così appunto ampio che ho ricevuto da Pisa, e che sarà veramente fondamentale per affrontare questo problema estremamente complesso con, come si dice, una fresh mind, cioè cercando di partire con qualche idea originale, si spera. Il problema delle neurodegenerazioni è estremamente vasto, estremamente complesso. Sono malattie che sono molto numerose, molto eterogenee, però hanno un substrato fisiopatologico, quindi un meccanismo che si somiglia molto. E il problema è che questo meccanismo è estremamente sfuggente, come dimostra il fatto che il nostro paradigma, cioè l'opinione che abbiamo di questo meccanismo, è cambiata numerose volte nel tempo. E quindi bisogna proprio cercare di affrontarle con gli strumenti più all'avanguardia che abbiamo, che non sono mai stati applicati in passato, sono disponibili da poco, i quali però presuppongono appunto un background veramente multidisciplinare. Io sono orgoglioso che Giulio abbia accettato il nostro invito. Non è casuale la scelta. Questo è il primo gonfalone d'argento che mettiamo a disposizione e che doniamo a persone che possono rappresentare la Toscana nel mondo. È una scelta per me fortemente simbolica, è un modo per dirgli grazie, grazie di aver scelto la nostra Toscana. È un modo anche per impegnarlo a non recidere quel cordone, come dicevi prima, tra il luogo della formazione e il luogo della ricerca continua. Questa è l'idea di Toscana che noi abbiamo in mente, una terra in grado di porsi un obiettivo ancora più grande. Noi in questi anni abbiamo lavorato per sostenere i ragazzi più giovani con un progetto chiamato Giovani Sì. Noi dobbiamo lavorare in questa legislatura per svilupparne un altro, Giovani Qui. Parlava quasi come se fosse, come dire, se avesse 50 anni di esperienza, Giulio, l'avete ascoltato nelle sue parole, parlava dei giovani quasi come se fossero un'altra categoria. Ecco, Giulio, tu sei uno di quei giovani che può insegnare a tanti tuoi coetanei un metodo che può dare una speranza
rispetto ad un impegno collettivo, ne abbiamo parlato prima. Noi vogliamo che in Toscana ci sia da una parte la capacità di attrarre i talenti, l'eccellenza, e dall'altro di sostenere il diritto allo studio per tante persone che fanno più fatica e hanno più difficoltà. Giulio diceva: per me, questi anni in cui ha preso 5 lauree, tutte con 110 e lode, per lui è stata una passeggiata, per tanti ragazzi invece è anche un percorso di fatica. Ecco, io credo che noi dobbiamo saper tenere insieme questo. Allora io con questo conferimento del gonfalone voglio dire grazie ai tanti ragazzi, alle tante ragazze che come Giulio, ma anche come me, hanno scelto la Toscana per venire a studiare. È un modo per non recidere quel cordone tra chi ha studiato qui e chi va a svolgere la sua attività di lavoro, di ricerca da un'altra parte. La mozione, votata in aula all'unanimità, è la sintesi di 4 atti per dire no al deposito di rifiuti radioattivi in Toscana, presentati rispettivamente dai gruppi di Italia Viva, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Esprimiamo, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, una netta contrarietà rispetto all'individuazione da parte di Sogin del territorio tra i comuni di Pienza, Trequanda, in provincia di Siena, e Campagnatico, in provincia di Grosseto, tra le possibili aree potenzialmente idonee ad ospitare rifiuti radioattivi italiani di media e bassa radioattività. Io ho voluto con forza che venisse approvata una mozione all'unanimità per dare al presidente Giani lo strumento di parlare con il governo e con Sogin con grande forza. È arrivato un no forte, deciso alla possibilità che arrivino sui nostri territori, in particolare nel sud della Toscana, le scorie nucleari di media e bassa intensità. Lo continueremo a dire e a urlare con forza in Consiglio regionale, e l'atto di oggi, votato da tutti, dà più forza al presidente Giani per potersi sedere ai tavoli nazionali e dire il no della Toscana a questa che è una scelta scellerata rispetto ad alcuni territori che sono territori a grande capacità turistica, ma anche a grande di grande bellezza ambientale. È un segnale forte di netta contrarietà. Noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto, ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico, naturalistico, ambientale. Quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista quindi economico. La Val d'Orcia, il comune di Campagnatico, Pienza, Treguanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo, hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione, e anche a mettere a disposizione dei comuni, che sono piccoli comuni, tutti quei supporti di carattere tecnico-giuridico che dovessero essere necessari per meglio sostanziare questa posizione di contrarietà. Il Consiglio regionale della Toscana dà un segnale forte, ha detto no alle scorie radioattive e nucleari in Toscana, l'ha detto in maniera unanime, in maniera forte. L'ha detto in maniera unitaria. Questo per noi è stato una conquista importante. Io per primo ho depositato una mozione la 97 nel giorno di martedì. Siamo stato il primo partito a depositare, a dire no con forza. Nelle ore successive la costruzione di un consenso diffuso con tutte le forze politiche. Poi siamo arrivati all'unanimità in Consiglio regionale per dire no in Toscana, a Trequanda, a Pienza, a Campagnatico, in Toscana. La Toscana vive di un territorio straordinario. Vive del proprio ambiente, della natura, del turismo, dell'accoglienza, diciamo, di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio governatore Eugenio Giani di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radioattive e nucleari. Per me personalmente,
una vittoria importante per essere stato il primo a denunciare tutto questo, e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. Avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consigliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni che purtroppo sono stati individuati come sedi, per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Gianni a andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta, perché i nostri territori, soprattutto quelli come quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Questo è un tema estremamente importante, è un tema estremamente importante perché si rischia di fare della facile demagogia che non va fatta. La logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco, serve quasi a niente. Del resto però è un tema di dimensioni nazionali, andrebbe affrontata con grande senso di responsabilità, perché oggi noi ci preoccupiamo di dover dislocare dei residui nucleari che, non ci dimentichiamo, già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte, questi residui nucleari esistono e li abbiamo in casa, dobbiamo soltanto metterli da qualche parte dove stoccarli per 30 anni. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia, perché nei siti individuati dalla Sogin arrivano due siti che sono, uno, un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro, una delle zone naturali più belle della Toscana. È ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari, ma non basta una risoluzione che oggi abbiamo votato all'unanimità tutto il Consiglio regionale e ne siamo ben felici, non basta questo. Io credo che a questo punto ci mancano solo gli UFO, poi quest'anno abbiamo visto tutto, perché insomma, dalla pandemia alle scorie nucleari, lo diceva un po' anche l'assessore Monni in commissione stamani, ci siamo trovati ad affrontare delle cose veramente fuori dall'ordinario. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta CNAPI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Andare a costruire un deposito di scorie nucleari vorrebbe dire ammazzare qualunque possibilità di ripresa economica e di rilancio delle attività di quelle zone, fermo restando appunto poi la pericolosità